Non posso pensare onestamente che il mio partito possa modificare in maniera sostanziale quelle che sono le regole che da sempre ci siamo dati. Un arroccamento di una forma di nomenclatura che sta a Roma e che, come dire, cambia in corsa addirittura le regole pur di non mollare. Renzi è l'unico che conosce le regole perché ne ha discusso il suo capo del comitato elettorale insieme a quello di Bersani. Noi siamo proprio gli orfanelli che non sanno mai niente. È utile che il PD comprenda che non si può limitare la partecipazione, non si possono mettere i tornelli. Le cose che non ci piacciono sono questi meccanismi strani per cui se c'è un doppio turno si può votare solo se hai già votato al primo, quindi puoi andare a votare al secondo turno solo se già hai votato la volta prima, che mi sembra una follia integrale. Che ci siano queste preregistrazioni che, non si, che sembrano un po' come il check-in dell'Alitalia di cui avrete letto, per cui uno salta la coda se va al circo del PD la settimana prima, che mi sembra un'altra cosa del tutto inutile, e che l'albo venga utilizzato per discriminare le persone. Come si fa a pensare che non sia conveniente per un partito che ha come patrimonio le primarie portarci più gente possibile a queste primarie? Chi ha paura delle primarie? La democrazia a volte fa un po' paura perché è qualcosa che non si controlla. Le primarie devono aiutarci a allargare, a ritrovare i nostri elettori, a ritrovare credibilità rispetto all'elettorato. Più gente viene a votare e meglio è. Quanti sono i truffaldini che coscientemente vogliono insinuarsi in una competizione che non è loro per pagare 2 o 3 euro, fare la fila e poi andare a scegliere quello che non sarebbe comunque mai loro? Ma dai! Ma di cosa stiamo parlando? Lo 0,0?